Dal 26 al 29 di ottobre si sono svolte a Torino le giornate del Premio Morione, laboratorio di giornalismo investigativo dove gli under 30 hanno avuto la possibilità di realizzare le loro inchieste grazie al sostegno di tutor esperti. I progetti finalisti, a cui sono stati assegnati 4.000 euro ciascuno per la realizzazione, sono stati in tutto 5. Oggi vi raccontiamo Ipossia Montana nella categoria video inchiesta, realizzato da Cecilia Fasciani, Andrea Giagnorio e Sofia Nardacchio, che racconta come mafie e criminalità locale si siano infiltrate nel territorio dell'Appennino bolognese, sfruttando l'omertà e un tessuto economico e sociale profondamente disgregato. Ascoltiamo ora le parole di Sofia Nardacchione nell'intervista. Qual è stato l'impulso che vi ha portato a scegliere il tema dell'inchiesta? L'impulso è un tema abbastanza di attualità che ci colpiva come persone che si occupavano già di mafie sul territorio bolognese, quindi un territorio in cui il fenomeno non è particolarmente approfondito né conosciuto, ed è quello dell'arrivo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo deciso di raccontarla all'interno di un territorio che è quello dell'Appennino bolognese, quindi un territorio marginale, un'area interna, in cui arriveranno tantissimi soldi, perché solo su quella zona arriveranno 90 milioni di euro. E la domanda da cui partiamo quindi è: in queste aree marginali, montane, con piccoli comuni che hanno strutture anche molto piccole, si sarà in grado, si avranno le capacità per gestire così tanti soldi? E quindi siamo partiti da là, andando ad approfondire effettivamente quale fosse la situazione sul territorio dal punto di vista sia delle infiltrazioni mafiose sia della consapevolezza, e abbiamo trovato una situazione effettivamente che mette in guardia. E quindi qual è la realtà che emerge dalla vostra inchiesta? Quello che emerge è una realtà già infiltrata dal punto di vista mafioso, perché ci sono mafie che si riescono ad infiltrare e radicare, mafie che per riciclare denaro vanno a distruggere i diritti di lavoratori e lavoratrici e anche la loro dignità. Appalti finiti male, scuole in costruzione da decenni, quindi edifici pubblici che riguardano la vita di tutta la comunità. Abbiamo quella che viene definita la mafia dei pascoli, che si è infiltrata in alcuni dei luoghi storici dell'Appennino bolognese, e in tutto questo una consapevolezza molto scarsa del fenomeno e dei rischi, affiancati poi da un piano nazionale di ripresa e resilienza che non prevede strumenti di monitoraggio, e per cui quindi sarà una situazione complessa effettivamente. E quali sono state le principali difficoltà che avete dovuto affrontare durante l'inchiesta? La difficoltà più grande è il silenzio. Sembra un po' strano perché appunto in questa percezione che si ha della comunità appenninica, quindi di comunità molto strette in cui i legami sono forti e ampi e allo stesso tempo una realtà come quella bolognese che si vede e viene vista molto all'avanguardia, effettivamente non è proprio così, nel senso che da una parte la consapevolezza e dall'altra la difficoltà di parlare di determinati fenomeni è stata molto ampio, in un contesto che effettivamente ci ruota intorno, che è quello di un territorio sempre più spopolato, in cui le fabbriche hanno chiuso, hanno delocalizzato, quindi in cui di fatto le reti sociali si stanno andando un po' a sfaldare. Questo è il contesto intorno al quale cerchiamo di costruire l'inchiesta, quindi raccontare effettivamente anche cosa c'è intorno e cosa rischia di succedere, perché i soldi del PNRR sono ancora in arrivo.